Del sindaco e dell'amministrazione comunale tutta. Ben arrivati e davvero vi chiederei subito un applauso. Ben arrivati ai rappresentanti, ai delegati del popolo Lakota Sioux. Ben arrivati ai rappresentanti dell'associazione Wambli Gleska che ci segue in questi bellissimi giorni di conoscenza e ovviamente ben arrivati ai nostri cavalieri dell'Ordine di Parte Guelfa, ai cavalieri toscani, ai falconieri fiorentini. Grazie. E vorrei partire proprio da voi perché i cavalieri dell'Ordine di Parte Guelfa da secoli accolgono con onore e con gentilezza gli insigni rappresentanti che arrivano a Firenze. E da un po' di tempo, e da molto tempo, si prendono cura del territorio e della natura. Io veramente li voglio ringraziare. Siete un bellissimo esempio di cittadinanza attiva. Continuate così, siete un'eccellenza e un onore per la nostra città. Ben arrivato anche a Monsignore Giuliani, che è qui con noi, alla consigliera Perini, che rappresenta la città metropolitana, e al presidente Michele Perquini. Oggi siamo qui in una giornata importante, la giornata del ricordo. È la giornata in cui si ricorda un episodio tragico della storia, un eccidio, ma siamo qui per ricordare invece e anche e soprattutto un momento di fratellanza e di riconciliazione. La memoria è importante, la memoria ci aiuta a guardare con più fiducia al futuro, all'orizzonte, all'idea di futuro, proprio per non ripetere gli errori del passato. E consentitemi in questo giorno anche di condannare con forza un atto di violenza grave che purtroppo abbiamo visto ieri a Roma, di manifestare la nostra vicinanza e solidarietà alla CGIL che è stata oggetto di un attacco vile, di un atto di violenza. Si può manifestare il proprio dissenso, ma non si può mai farlo con violenza e io vorrei davvero che ci sia una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche e di tutta la società. Oggi è anche il giorno in cui migliaia di persone ad Assisi sfilano per la pace. Ecco, io credo che noi dobbiamo sempre di più, ogni giorno, nella nostra comunità, nella nostra città, coltivare invece il seme della gentilezza, del rispetto e dell'accoglienza, rispetto fra noi esseri umani e rispetto per la natura. Io ringrazio davvero la delegazione e il popolo dei Lakota Sioux perché loro da secoli sono impegnati a fare questo, difendere la natura, le foreste, la montagna. E davvero in questo io vedo una vicinanza fra la nostra città e questo popolo. Noi siamo gli eredi e i custodi di un patrimonio storico-artistico straordinario e loro sono gli eredi e i custodi di un patrimonio e un monumento che è quello della natura, che ci è stato dato e che dobbiamo custodirlo e preservarlo e trasmetterlo alle nuove generazioni. E guardate, lo dobbiamo fare. Perché il tema dei cambiamenti climatici è un tema serissimo. I giovani stanno chiedendo alla politica di fare azioni per contrastarlo e sicuramente un modo importante è quello di salvaguardare quelle foreste e quei monumenti della natura. Quindi grazie. Voi oggi siete qui a portare questi valori e noi oggi siamo qui a dirvi che noi ci sentiamo vicini con un patto di amicizia. Ringrazio Letizia Perini perché nei giorni scorsi la città metropolitana ha rinnovato questo patto di amicizia che ci lega ormai da 10 anni attraverso anche una mostra, perché è importante conoscere, bisogna avere conoscenza, attraverso la conoscenza maturiamo una consapevolezza ed è la consapevolezza che siamo tutti uniti in un grande paradigma che è quello del noi. Siamo uniti perché quando dall'altra parte del mondo, appunto, si distruggono le foreste, poi ci ritorna anche a noi. Dobbiamo essere consapevoli di questo. E quindi grazie. Firenze, come sapete, nel proprio patrimonio genetico ha questa vocazione al dialogo, al confronto, all'ascolto. Fin dai tempi appunto del sindaco Santo Lapira ci siamo aperti, vogliamo continuarlo a fare. Quindi
Oggi è un momento importante di pace, di fratellanza e di memoria. Quindi davvero grazie a tutti. Noi, come dire, siamo aperti, vicini alle vostre tradizioni, alla vostra storia, e davvero speriamo che dalla vostra storia, che è segnata anche da pagine di violenza, invece nasca un seme di accoglienza, di fratellanza e di pace. Ben arrivati e grazie.